Możemy kiedyś się wszyscy zdziwić, że okaże się, że jest zupełnie inaczej niż jest teraz. Proszę, więc narzędzie drugiego proszę. To sadzenie i ten udział w tym wyjeździe jest taką moją cegiełką w wielkiej budowli, która tworzy świat. È successo che di anno in anno si ripetono degli incendi, di natura ovviamente è purtroppo è quasi tutti dolosa. È una piaga questa che ci colpisce da sempre, ma il nostro obiettivo è quello di creare una mentalità culturale perché il bosco diventi una risorsa e non un bene da deturpare, da impoverire, da rovinare. Certo, durante la mia vita, da bambino adesso, ho visto molto cambiato il clima. Un tempo era più fresco, nevicava spesso d'inverno, c'erano... La Calabria è un paese, è una regione strana, perché è molto piccola, ha due mari molto vicini, ha un'orografia accidentata, si cambia in pochi chilometri si cambia clima addirittura, no? Ma io ricordo benissimo che da bambino noi si giocava spesso con la neve d'inverno, adesso invece abbiamo avuto inverni caldissimi, ma dicevo tutti gli anni 80 sono stati molto caldi. Spesso sono legati alla pastorizia, all'utilizzo del territorio da parte dei greggi. E questa è una delle principali cause, e se non la causa principale. Non crediamo all'autocombustione. Può capitare che un incendio possa nascere da un mozzicone buttato per terra, però sono così tanti gli incendi, insomma, che non può non notarsi che ci sia la mano dell'uomo. I boschi erano, mi ricordo, erano molto molto più, come dire, c'era molto più vegetazione. Adesso chiaramente è diminuita perché gli incendi, come dicevo prima, ogni anno devastano un po' il nostro territorio. Per noi da piccoli venivamo qui e questo era un posto bellissimo, naturale. Perché ritengo che c'è necessità nella nostra regione, in Calabria, e c'è necessità nei nostri territori di promuovere una cultura dell'ambiente, del rispetto della natura e soprattutto della tutela della biodiversità. Gruppo Modi Cluggi, udavasce do Ministerstva Środowiska i powiedziała, co my możemy robić? Ale są trzeba do sadzania. Trzeba działać praktycznie. Jest wielki projekt afrykański, Wielka Zielona Ściana. Jest to ogromny projekt. Dla mnie był istotny, bo pokazał, jak obywatelstwo może mieć charakter transnarodowy. Qui c'è sempre stata una particolare temperatura e anche un particolare clima, perché essendo in alto abbiamo un fenomeno della nebbia molto frequente fino ai mesi di giugno, qua proprio come paese. Però questi sbalzi e questi cambiamenti repentini di clima fanno molto riflettere. A nie lepiej, panie Andrzeju, to najpierw podumrzać trochę? Lepiej. Dobra. Negli anni 80 si cominciava già a sentire l'effetto dei cambiamenti climatici. L'effetto serra. Kwestia tego, że my już na powierzchni mamy technicznie się znaleźć i tą mapę traktujcie tylko jako orientacyjną. Łączymy się w grupy do przenoszenia sadzonek i innych rzeczy. Pokazujcie szczególnie na początku, jak prawidłowo to powinno wyglądać. Kam, kam, ragazzi!
spadel, kaczka. You are team together. Dajcie dziewczynie motykę. Drugiej dziewczynie szpadel i weźcie i po dwie sadzonki. Big team, big work. Please, go, go, go. Fu un decennio molto, ma molto caldo nella nostra zona. Le risorse umane per affrontare gli incendi che si sviluppavano erano sempre limitate. Nella nostra zona i vigili del fuoco non possono arrivare prima di mezz'ora, tre quarti d'ora, un'ora, quando sono disponibili, perché è estate, in Calabria abbiamo l'inferno, decine, centinaia di incendi al giorno. Esistevano gli operai forestali che spegnevano gli incendi, ma arrivavano spesso con ritardo, quindi un gruppo di giovani, allora eravamo giovani, abbiamo deciso di fare i volontari antincendio boschivo, specificatamente. Ci siamo specializzati nell'antincendio boschivo. Ci occupiamo prevalentemente dell'antincendio boschivo, perché il nostro territorio, chiaramente, è, come vedete, è abbastanza bellissimo da salvaguardare. Ma c'è tutta te jeszcze? Noi con la nostra associazione ci occupiamo, come ripeto, dell'antincendio, cioè ci attiviamo ogni qualvolta e vediamo degli incendi che scoppiano sul nostro territorio, sia autonomamente sia se ci avvisano i cittadini, quindi operiamo materialmente, fisicamente, con le braccia, utilizzando tutte le attrezzature, pale, zappe, andando direttamente sul fuoco. Noi non aspettiamo che il fuoco arrivi sulle strade, ma noi andiamo direttamente nelle zone, sul nostro territorio, per operare spegnendo fisicamente, con sudore, sulle fiamme. Quindi. Beh, spesso l'ambiente purtroppo viene utilizzato nelle logiche perverse della criminalità organizzata, e questo comporta diversi problemi, soprattutto per la salute delle persone. E nelle nostre terre si parla tanto di queste difficoltà. Noi abbiamo anche coniato un termine, che sono le ecomafie, cioè quelle mafie che agiscono con i loro traffici illeciti e con la loro criminalità, soprattutto per quanto riguarda la natura, e quindi distruggendo l'ambiente distruggono anche l'uomo e la sua possibilità di futuro. Jeszcze jest 80 sadzonek do przyniesienia. Beh, io penso che possiamo fare molto per cambiare, per migliorare. La responsabilità è fondamentalmente è nostra. Certo, ci sono anche altri sistemi molto più grandi, molto più ampi, che devono essere cambiati. Nel nostro piccolo possiamo dare un grande contributo. Io penso che innanzitutto sviluppare e rafforzare la speranza in ciascuno di noi, perché c'è una parola che porta morte, e quando noi diciamo la parola ormai non c'è più niente da fare. Quindi ogni volta invece che superiamo questa parola, ci apriamo alla speranza, credo che le cose sicuramente sono migliori, possono cambiare. Infatti io penso che sia bello sottolineare come questa iniziativa nasca prima da un incontro tra persone e poi da un incontro tra istituzioni. Przyjechaliśmy razem ze szkołą, żeby wspomóc tutaj w posadzeniu drzew. Jesteśmy dosyć taką dużą grupą, jest nas 24 osoby. Zebraliśmy się, żeby pomóc z problemem, który tutaj mają z pożarami, żeby pokazać im, jak posadzić te drzewa, żeby mogły się przyjąć, żeby mogły one dać przyszłość i żeby mieli tutaj lepiej. Jest to już trzeci wyjazd takiego leśnego imienia profesora Niklaskiego w Staroszcinie.
Wiemy, że na świecie są wielkie problemy z pożarami, z gospodarką leśną i dlatego od 3 lat jeździmy do różnych krajów wspomagać tamtejszych obywateli w walce o po prostu czystość i przyszłość biosfery. Questo progetto con i giovani polacchi rafforza moltissimo questa speranza che dobbiamo coltivare in ciascuno di noi. Io credo che i giovani italiani vivono una grande difficoltà perché sono privi di speranza. Samo tutaj działanie nasze miało bardziej charakter symboliczny. Są bardzo ostre stoki, na których tych nasadzeń dokonujemy. Sam transport sadzonek, wykopanie odpowiedniej głębokości dołków w takim kamienistym podłożu no, nastręcza wielu trudności. Tu jest bardzo ciężki teren do prowadzenia gospodarki, a zwłaszcza do prowadzenia gospodarki zmechanizowanej. Tutaj trzeba robić wszystko prymitywnymi narzędziami ręcznymi. Były potrzebne nam cały czas kilofy, by wykuć właśnie tą dziurę, żeby posadzić jakąś sadzonkę, która by miała szansę do wzrostu. Ilość tych sadzonek, któreśmy sadzili, no nie była duża. Myślę, że organizatorzy też tak nie do końca przewidzieli to, że my jesteśmy w stanie tak dobrze i tak efektywnie sadzić. I to jest na pewno jakiś z naszej strony duży plus, bo pokazaliśmy, ile można w tak krótkim czasie tych nasadzeń zrobić. Invece adesso in tutti i campi, in tutti i settori, la politica, la società, abbassa invece questa speranza, riduce di molto l'entusiasmo nei giovani. Questa iniziativa invece è molto positiva perché risveglia una bellezza, risveglia un dono grande che noi abbiamo e che dobbiamo sempre valutare. Nawet jedno pojedyncze drzewko daje coś w świecie i nawet te 700 sadzonek, co niby nie było wielką liczbą, na takim terenie była to bardzo ciężka praca. To nie jest nic trudnego. Jakieś małe kroki prowadzą do większych, które mogą zdziałać naprawdę wiele. Gdyby każdy zasadził 30 drzew, byłby zamierzony efekt. I trzeba to robić stopniowo. Io credo che è in tutto il mondo, non è solo la Calabria. Noi siamo un piccolo gruppo che operiamo in Calabria, su un piccolo territorio tiriolo, ma noi crediamo che invece in tutto l'universo per noi comprende, non è solo il nostro piccolo esempio, noi siamo una piccola goccia in un mare. Jest 2,5 miliardy młodych ludzi od 15 do 25 lat. I jeżeli każdy z nich by sadzał 10 drzew, mieliśmy 25 miliardów drzew sadzanych w skali roku. I jest nie tak trudno. To może robić każda szkoła. To roguje bardzo dobre nadzieje, żeby to robić razem. Ma dall'altro lato è anche bello e secondo me importante sottolineare come in un periodo storico in cui spesso si alzano muri e si parla di alzare muri, noi a Tiriolo, grazie alla Polonia, grazie alla Croazia, grazie al Veneto, abbiamo costruito dei ponti. Aspettarci!